Uela a tutti, qui Diuz al microfono e eccomi qua con questo nuovo video di Unreal Tournament 3. Questa è una modalità che non abbiamo mai visto prima, o almeno io non ho mostrato prima, ed è una delle mie prime partite. Questa modalità si chiama Tradimento. Praticamente è una specie di tutti contro tutti, uccisione immediata. A punti, diciamo. Avremo un fucile Instajib molto simile al fucile Shock. Col tasto sinistro spariamo un raggio rosso con cui potremo colpire i bersagli normali. Se noi invece vedremo dei bersagli blu o rossi, dovremo colpirli con la funzione secondaria dell'Instajip, ovvero il colpo a tradimento, se così si può dire. Col fucile, ecco, sono morto. Col fucile, con la funzione secondaria del fucile Instajip, spareremo questo raggio blu capace di colpire quelli della nostra squadra, che non sono molto semplici da trovare. Se li troviamo, dobbiamo immediatamente tradirli per ottenere più punti. Appunto, ci saranno anche qui diversi power-up. Ad esempio, ecco, vedete che ho tradito uno della mia squadra e mi hanno dato parecchi punti. E il primo che arriva adesso qua a 100 punti vince. Le uccisioni normali valgono un punto e le uccisioni a tradimento valgono, mi pare, boh, 5 punti, non mi ricordo bene. Ma mi pare che possano anche variare. Comunque, il ratio che farò alla fine di questa partita non è dei migliori, ma comunque mi accontento, anche perché io amo questo gioco. Beh, niente. Come stavo dicendo, ci saranno anche qui vari power-up, ad esempio l'amplificatore di danni. Ecco, tradito un altro della mia squadra. Oppure il Berserk, mi pare che ci sia, l'amplificatore di danni, lo dice il nome stesso, non ho bisogno di spiegarlo. E il Berserk aumenta il rateo di fuoco. Cioè, ad esempio, se noi abbiamo un'arma che spara a raffica, ad esempio il fucile Link, sparerà molti più colpi del normale. Detto questo, passiamo nel vivo dell'azione. Siamo su E-Tray come mappa. Appunto, il tradimento è una modalità, diciamo, a uccisione immediata. Poi in futuro farò altri video o su questa modalità o su altre, perché ce ne sono veramente di belle su Unreal Tournament. Ok, sono stato tradito. Stiamo attenti perché anche quelli della nostra squadra possono tradire noi. Quindi teniamoci sempre attenti. Appunto, è un tutti contro tutti. Il fucile Instajib somiglia molto al fucile Shock. E si può trovare anche in altre partite, non solo nel tradimento. Ad esempio, io ho trovato alcuni server che hanno appunto il fucile Instajib. Giocano solo col fucile Instajib, un'uccisione immediata, dove il colpo disponibile è solamente uno, appunto il raggio laser. Dovremmo essere veramente bravi e giocare di precisione. Ovviamente dovremmo anche schivare i colpi. Dipende anche poi da quanti nemici ci sono. Comunque vedete che io adesso ho preso l'amplificatore di danni che aumenta sia i danni sia il rateo di fuoco. La vita, sì, vabbè, non ci saranno ovviamente i kit medici perché dato che è un'uccisione immediata non avremo modo di perdere vita e di rimanere vivi. Ok, ho visto anche alcuni server che hanno in multiplayer l'Elite Sniper Rifle. Probabilmente ci farò qualche video. Adesso non so come è fatto qua ad avere doppia uccisione, magari c'era un altro dietro che l'ho trapassato. Wow. Come stavo dicendo, appena vedete uno della vostra squadra, dei blu oppure dei rossi, quel che sia, sparategli immediatamente. Perché a volte non avrete una seconda occasione. Qua ho un Raptus omicida. Ecco, maledizione. Io adesso questa modalità non l'ho giocata da molto. È da un giorno che registro cioè, avrò fatto quante? Due partite, tre partite. Questa è la terza partita in modalità tradimento. Quindi io non sono molto informato. Ma comunque mi è apparsa subito una modalità simpatica. Bella. Carina, come volete chiamar voi. Adesso qua sto facendo una mega uccisione, ultra uccisione. Mi pare che. Oh, questo qua sul Darkwalker ha sbagliato via. Però
Prendiamo l'amplificatore di danni e facciamo strage. Wow, là. Ma appena saprò più cose, appunto, riguardo a questa modalità tradimento, farò altri video. Ovviamente io adesso sto giocando in single player perché volevo allestire tutto per il video. Può darsi che vedrete sul mio canale delle modalità multiplayer, ma io non vado molto in multiplayer con Unreal Tournament 3 perché in un modo o nell'altro la mia rete internet è sempre intasata, dato che faccio operazioni di download oppure operazioni di upload, quindi preferisco giocare in single player, settare un po' la difficoltà dei bot, che comunque sia bene o male è la stessa cosa. Insomma, se setto una modalità ad esempio specialista oppure esperto, che sarebbero specialista diciamo medio e esperto un po' sopra il medio, poi c'è magistrale, inumano e divino. Divino ovviamente è il massimo. Niente, io ovviamente qua arrivo primo in classifica con un ratio di 100, poi non mi ricordo, poi vedremo. Anzi, non vedremo. Ovviamente non vuol dire che io ho fatto 100 uccisioni, ne avrò fatte, che so, 80, 82, ma sapete che i tradimenti valgono parecchio, anche perché i membri della vostra squadra li troverete più raramente, quindi. E sono anche abbastanza difficili da colpire, perché è un'arma di precisione, appunto, il fucile Instachip. Diventerete più bravi anche col fucile Shock, giocando in questa modalità. Ok, sono stato ammazzato. Adesso comunque siamo alla fine della partita. L'ha tradito. Doppia uccisione. L'ha vinto. Ci sentiamo al prossimo video. Grazie a tutti per la visione. Ciao ciao, votate, commentate e iscrivetevi.